Niente, il capitano ci dà la parola al mister. Niente, io ringrazio la società, ringrazio ovviamente dico, tutti i dirigenti, dico, non faccio i nomi perché tutti in egual misura dico, sono stati credo importanti per lo sviluppo di questo progetto Sauca, no? Ne approfitto anche della presenza del vicepresidente insomma, del Comitato regionale per ringraziare anche lui appunto della presenza, dico che per noi ovviamente è un motivo anche d'orgoglio, segno un'attenzione verso questo sport, no? In particolare il calcio femminile. Noi siamo orgogliosi della squadra perché è probabilmente l'unica realtà in tanti chilometri, dicono, quindi noi già il terzo anno che siamo iscritti a un campionato FIGC tentiamo di fare qualcosa anche diciamo, di difficile, difficile perché come ben si capisce, non essendoci altre squadre né comprensori vicini, è difficile in questi momenti fare calciomercato. Una volta e poi il calciomercato si chiude, siamo bravi noi, ma soprattutto brave ragazze, a portare avanti insomma, diciamo, un progetto che veramente a me che venivo sempre da ambiti maschili mi ha sorpreso positivamente per passione, dedizione e anche voglia diciamo così, di aggregazione e di vincere che tante volte in ambito maschile non si riesce a trovare. Quindi dico, il mio è anche un continuo imparare da loro e devo dire che credo questo è il terzo anno, il gruppo per ormai è rimasto sempre lo stesso per 3 anni, ovviamente levando i soliti diciamo fisiologici innesti cioè uscite, quindi già questo è diciamo un messaggio importante che vogliamo dare e un sintomo anche del gruppo forte. Detto ciò dico, la società quest'anno si sta impegnando dico, affinché ci dia tutta la sanità mentale, ecco, chiamiamola così, per fare un buon campionato. Quindi il nostro obiettivo è quello ovviamente di onorare il nome che portiamo e di fare anche un buon campionato dico, per proseguire un lavoro già iniziato. Quest'anno dico, la squadra ha l'organico tutto riconfermato, quindi veramente abbiamo Laura Oliva che è riconfermata, Federica Cisca, Diana Miano, il capitano Ilaria Miliri, Francesca Curcurudo, Fiorella Di Lodo che è un nuovo arrivo, Cristina Lido, Ciuffo, se dico Elena D'Angelo non la conosce più nessuno, Ciuffo, Irene e Ciccia che sono diciamo, due nuovi anche due ragazzi sono aggregate, quindi dico l'organico dovrebbe essere ben completo. E niente, non mi dilungo più di tanto, faccio un in bocca al lupo a tutti noi perché l'importanza di stasera per me è essere qua come tutta la famiglia Agro, no? Cioè in realtà questo è un messaggio fondamentale, quindi faccio gli auguri prima di tutto a tutti noi come Agro Sauca che sia un campionato bello e ricco per come ci meritiamo e per come è giusto che sia. Grazie.